Ore 20 e 55 si parte per Cosenza e vediamo un po' come andrà. Si parte con la Panda ed ecco, abbiamo già evitato un pericolo mortale, un pericolo mortale. Ecco Catania, sono le 9:50. Casello autostrada Catania verso Messina, sbarra aperta e tutto spento. Non lo so, probabilmente è gratuito. Boh, vedremo. Non ho potuto prendere il biglietto e quindi sti cazzi. Fino a questo momento tutto ok. Il viaggio ci riserva delle piacevoli sorprese. Innanzitutto l'aria fresca e la mancanza del fottuto sole, per cui siamo veramente al fresco ed è una meraviglia. Dopodiché siamo diciamo avvolti da piacevoli profumi di copertoni bruciati, plastica bruciata. In questo momento abbiamo appena passato una zona dove sicuramente c'è stato un qualche incendio, quindi un meraviglioso profumo di spazzatura data a fuoco. Ed è molto bello tutto questo. Si fa sentire a casa quest'aria di plastica bruciata, aria di casa mia. Arriva il momento della sosta, allo scopo di emettere l'orina. L'orina! Ok, direi che possiamo ripartire. Davanti a noi c'è Taormina. Beh, andiamo. Furcisiculo, siamo a Furcisiculo, Rocca Lumera, e io chiamerò Rocca Lumerda. Me ne fotto del copyright, me ne fotto. Disporsi su due file. Hostile with communal showers as much as the next man, sometimes more. But I have to agree, Europe is overrated. Eastern Europe was good for a few years after the wall came down, but even there the police are too strict. You just linger, a jungle linger. E stiamo sempre guidando. And in entertainment news, the comeback of the year, disgraced drunkard Mad Dog, who was recently saved from jumping to death by a Mr. Assistant, is on top of the charts with a new album out, Sellout Coldplay.
Abbiamo perso un sacco di tempo per aspettare il traghetto. Che poi in realtà ho perso. Perché sto parlando al plurale? Non lo so. Però sono le 2:35. E tra poco arriveremo all'uscita di Cizzeria. Ed ecco l'uscita per San Mango d'Aquino. San Mango Po Cazz. E si prosegue. Sono le 2:40 minuti. E mi raccomando, prudenza! Ed ecco, voi non potete vedere niente, ma qua ci sono le montagne. Sono arrivato all'area parcheggio Savuto. Ho saputo che c'è un'area di parcheggio. L'ho saputo da poco. Questa parte è bellissima perché ci sono le montagne ed è molto bello, c'è anche il fiume più avanti. È un pezzo dell'autostrada per Cosenza che mi piace molto. È la mia parte preferita. Ecco qua, l'area parcheggio Savuto. È passata questa area di parcheggio che una volta era un'enorme città di container quando stavano, non lo so, realizzando questa strada. Adesso è diventata un'area parcheggio. Come vedete ci sono le illuminazioni. C'è una bella aria fresca. E c'è questa vallata da questa parte dove scorre un fiume. E ora stiamo per costeggiare, dopodiché adesso entreremo in una galleria e cominceremo a salire. A salire verso, non mi ricordo, dovrebbe essere l'area di servizio di Rogliano o Rogliano. E dopodiché saremo quasi arrivati a Cosenza, ecco, ormai manca poco, mancheranno forse una trentina di chilometri, forse poco più. E mi piace molto questa zona. Sono questi paesi attorno, queste montagne scure che, ripeto, voi forse non vedete, anzi sicuramente non le vedete. Ed è tutto molto bello, l'aria è fresca, si sta molto bene. Ed ecco, in lontananza si comincia a vedere la galleria. E quindi ora cominciamo a salire. Si sale e sono le 3:15. Entriamo nella galleria accanto al fiume che è da questo lato, ma voi non lo vedete. Eccola la galleria, finalmente. Bene, proseguiamo la nostra traversata. Ed eccola, l'area di servizio di Rogliano, che è molto bella d'inverno. Vi consiglio di fermarvi in inverno, perché d'inverno di solito c'è la neve, ed è bella, ci sono gli alberi come vedete, forse non si vede un cacchio, ma questi sono alberi. È una bella sosta, è in alto, d'inverno c'è veramente un bel freddo e anche adesso c'è un bel freschetto. Bene, proseguiamo e direi che fra un pochetto arriviamo a Cosenza. Cosenza 7,9, ma noi andremo a Rende. Andremo a Orrende. Ecco, si intravedono pezzi di Cosenza.
e al di là di questa galleria ci sarà essa, Cosenza, la città proibita. Come vedete da questo cartello che dice Cosenza. Notare l'eco. Ed ecco lo svincolo per Cosenza, ma noi andremo dritto, perché come già detto andiamo a Rende, a Orrende. Ed eccoci alla meta, finalmente. Siamo arrivati alla meta. Ma vediamo se c'è un posto di blocco. Ci fanno una gran multa per un motivo X. Ed ecco Rende. Orrende. Siamo arrivati a Rende. Che bella Rende. C'è un sacco di verde. Qua c'è il McDonald's. Adesso giriamo di qua. Ecco qui, non c'è nessuno. Gente che si butta per terra, non capisco perché. Ah, bene. Si conclude qua questo nostro viaggetto. Come avete visto è facile arrivare a Rende. Si parte alle 9 di sera e si arriva alle 3 di notte, perdendo un sacco di tempo per aspettare il fottuto traghetto. Però abbiamo viaggiato con il fresco. E vedete, a Rende c'è un sacco di verde. Ci sono anche le piste ciclabili. Ci sono le cose. Sono le auto, i palazzi, le case. C'è la strada, vedete, c'è anche la strada. Quindi adesso vi saluto e buonanotte.